sta tirando questo vento che spinge le fiamme e l'erba, anche se tagliato, cammina talmente velocemente e il fuoco che non si fa tempo a spingerlo che riparte da un'altra parte. Il fuoco questo pomeriggio ha minacciato delle abitazioni alle porte della città di Arezzo. Un vasto rogo ha infatti interessato la collina di Santa Maria delle Grazie. Queste sono le mie api, meno male che l'ho portata via la grossa quantità e quindi il danno è un danno, però è piccolo. Nel male è andata bene, anche se si saranno bruciacchiate un po' anche le altre, però... Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Arezzo e i volontari della Racchetta. Sono state coinvolte diverse abitazioni e purtroppo la viabilità è quello che è. Non si riesce a arrivare nei punti dove è necessario arrivare con i mezzi. Purtroppo sono tutti pianelli di oliveto e è difficile arrivarci. È richiesto anche l'intervento degli elicotteri. La preoccupazione era che in quella zona le fiamme potessero in poco tempo arrivare anche alle abitazioni. Le fiamme hanno toccato l'abitazione dietro, infatti speriamo non ci siano danni strutturali. E sono bruciati gli alberi, abbiamo tutti gli olivi, quindi... Però è andata bene, che bisogna dire, non si è fatto male nessuno. Altri roghi si sono verificati in giornata nell'Aretino, uno a Fighille di Falciano, nel comune di Subiano in Casentino, e l'altro in un'area dell'interporto tra Chiani e Indicatore. Sul posto anche in questo caso vigili del fuoco e volontari della Racchetta.